Amici nerazzurri, bentrovati! Siamo tornati, ci siamo presi una breve pausa dalle pagelle perché il campionato è finito, ma non ci siamo dimenticati di voi, infatti torniamo non con le pagelle della singola partita, ma con le pagelle dell'intera stagione. Infatti è il momento di tirare le somme dell'intero campionato 2021-2022. La stagione infatti inizia con l'obiettivo di ricostruire un puzzle determinato dalla partenza del mister Conte e di alcuni giocatori pilastri come Lukaku e Hakimi. A questo punto l'Inter chiama in panchina Simone Inzaghi, che appunto è richiamato a costruire una nuova squadra, un nuovo progetto, e lo fa portandolo a termine, e vi dirò poi alla fine, io ne sono anche soddisfatta, ma ci arriviamo pian piano. Infatti con l'ex Lazio l'Inter ha bisogno di ritrovare se stessa, di ricostruire la squadra, e con Inzaghi cambia il modo di giocare. Infatti assistiamo ad un gioco più orizzontale che in verticale, con meno ripartenze e palle lunghe, invece più giro palla, più manovre. Le ali a centrocampo saranno fondamentali, vedi Perisic, vedi Dumfries, ma vedi anche Darmian. Nel corso della stagione infatti le ali saranno fondamentali in fase offensiva proprio per innescare l'azione e sostenere i compagni, ma anche in fase difensiva nella chiusura della difesa poi murata da giocatori pilastri come Skriniar. Inzaghi rivoluziona l'Inter e l'Inter complessivamente fa bene. Per un attimo abbiamo sognato, sfiorato il sogno scudetto, ce lo siamo giocati fino all'ultima partita, alla fine lo scudetto non è arrivato, ma comunque sono due i titoli che ci siamo portati a casa, la Supercoppa e la Coppa Italia. Il voto complessivo all'Inter è 7,5. E come sempre, i top 3. Skriniar, 8,5. Skriniar è la roccia nerazzurra, difende con qualità e precisione, chiude benissimo l'avversario, dimostra quanto vale per tutta la stagione anche in Europa. Colleziona qualche gol di testa e anche degli assist, ha uno spirito da leader. Brozovic, 8,5. È il regista dell'Inter, imprescindibile in rose, tra i giocatori più abili e di qualità di tutto il campionato di Serie A. È il titolarissimo dell'Inter, infatti quando c'è lui la palla gira diversamente. Purtroppo al contrario l'Inter ha vissuto dei momenti di grande difficoltà e ha una marcia in meno quando Brozovic è assente dal campo. Questo è un tema da affrontare assolutamente per la prossima stagione. Perisic, 8,5. Una stagione da incorniciare per il giocatore croato, un crescendo costante dall'inizio alla fine della stagione, culminato purtroppo, ahimè, con il trasferimento in Inghilterra al Tottenham. Perisic a gamba dimostra per tutto il campionato quanto è importante in fase offensiva proprio nell'avviare l'azione, ma anche in difesa chiudendo l'avversario. Per lui tantissimi assist e gol. Anche il momento dei flop 3. Correa, 5. Probabilmente il giocatore argentino è stato l'acquisto più deludente, infatti una sua stagione è segnata dagli infortuni e quando trova spazio purtroppo non è mai di grande impatto. Segna 3 doppiette importanti per il risultato, ma la prestazione è sempre insufficiente. Vidal, 5. Poco valore nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter e altrettanto in questa appena trascorsa. Piccoli episodi di grinta e buone giocate, ma purtroppo sempre pochi ed è subentrato. Non lascia il segno. Vecino, 4,5. Gioca poco e quando lo fa, entrando in campo da subentrato, non dà mai quel guizzo in più, anzi è anonimo. La sua esperienza con l'Inter si è appena conclusa e l'ha annunciato lui stesso appunto tramite un post. Inzaghi, 7,5. Per il suo primo anno alla guida dell'Inter possiamo dire che complessivamente fa bene, infatti riesce a dare, a ricreare identità alla squadra, i nerazzurri con lui cambiano gioco ma reagiscono bene, anzi forse possiamo dire che alcuni giocatori trovano una sinergia migliore proprio nel gioco di Inzaghi che in quello del mister Conte. Riesce a conquistare gli ottavi di Champions, poi Supercoppa e Coppa Italia. Sfiorisce il sogno scudetto, ahimè, con un blackout di un paio di mesi, ma l'Inter riesce a dimostrare comunque grandi potenzialità che servono proprio per ripartire.
ripartire il prossimo anno nel prossimo campionato. Noi non vediamo proprio l'ora che ricominci il campionato. Nel frattempo, forza Inter e buon'estate!